amici belli YouTube, buona domenica dal vostro Nino Juventus, video mattiniero barra pomeridiano. Allora ragazzi, voglio fare questo video perché veramente basta, io non ne posso più di... Io tifoso juventino non lo sopporto più ragazzi, ditemi quello che volete, ma io il tifoso juventino non lo sopporto più. Perché dico questo? Dico questo perché si parla di un eventuale ritorno di Pogba alla Juventus, domani ci sarà l'incontro tra... diciamo chi ha preso il posto di Mino Raiola, che ora precisamente non so chi è il procuratore di Pogba in questo momento, e la Juventus, per aggiornarsi e per vedere se ci sono le condizioni o meno di fare questo, diciamo, di questa operazione. Un'operazione che secondo me andrà in porto, perché c'è la voglia di entrambi di fare questo matrimonio. Ma ragazzi, io sento discorsi: Pogba è finito, minestre riscaldate non vanno bene, giocatore finito, è più infortunato che altro. Ma ragazzi, Pogba quando gioca in nazionale gioca al top. Pogba quando gioca in nazionale gioca al top. Come gioca al Manchester, gli infortuni di Manchester sono un po' come gli infortuni di Dybala. Quando tu sai che il contratto lo rinnovi, non lo rinnovi, anzi sei più fuori che dentro, è normale, il giocatore non gioca come dovrebbe giocare. Quindi i tanti infortuni di Pogba di cui si parla, a parte quando ha avuto il problema alla caviglia, che lì diciamo, ma il resto per me è tutto perché lui non vuole stare più a Manchester e il Manchester non vuole più Pogba, quindi io ci credo poco. Ma quelli che mi fanno il discorso a me, le minestre riscaldate non vanno bene, le minestre riscaldate non vanno bene, sono gli stessi coglioni che vorrebbero Antonio Conte di nuovo sulla panchina della Juventus. Ecco, allora qui ragazzi c'è molta incoerenza. Io il tifoso juventino non lo sopporto più. Io preferisco sentirmi offendere dagli interisti che mi mandano le offese. Io preferisco quelli là, almeno so che quelli sono di un'altra squadra, so che ci sta lo sfottò e la rivalità, va bene, io me li prendo. Ma io quando sento parlare di tifosi juventini, l'80% dei tifosi juventini sul web, veramente ragazzi, mi cadono le braccia. Cioè sento parlare di minestra riscaldata che non va bene, però sui stessi coglioni che rivolgono Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Ed è tutto un pianisteo, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, ovunque sento questi discorsi. Le minestre riscaldate, ma che cazzo dite che Pogba è oro colato in quel centrocampo di merda che teniamo? O veramente voi volete vincere la Coppa Campioni con McKennie e Locatelli? Ma voi veramente pensate che Locatelli è un top player al centrocampo? Oh, ma capito di pallone? No, Pogba sarebbe oro colato in quel centrocampo là. E ricordiamo che arriva a zero. Sicuramente la Juve non si fermerà a Pogba in mezzo al campo. Stessa cosa come operazione Di Maria. Di Maria a zero, un contratto di un anno barra due per vedere come rende quest'anno. Cioè, ma qua schifiamo Di Maria. Questi giocatori sapete a cosa servono? Cioè, 33 anni, 35 anni. Cioè, voglio ricordare che in una grande squadra ci vogliono anche dei leader. Voi mi dovete dire a me in questa Juventus chi sono i leader? Tolto Quadrato, Danilo, diciamo De Ligt può diventare un leader, ma avanti in attacco chi è il leader dell'attacco della Juventus? Vlahovic che ha 21 anni, chi è il leader? Kane? Una grande squadra in ogni reparto c'ha un leader, capito? Ecco cosa servono questi acquisti, specialmente poi se vengono a zero vanno bene. Ma poi fatemi capire una cosa, ma che cazzo me ne frega a voi se quello ci dà 6 milioni, 7 milioni? Ma che ci dite voi i soldi? Ma glieli date voi i soldi ai giocatori dei stipendi? Sono giocatori a livello internazionale. Quando tu vai a giocare in Europa, un difensore dice un conto è marcare Di Maria o un conto è marcare Ken. Ma voi volete fare sempre i professori di sto cazzo? Ma dopo allora non capito un cazzo. Quindi cancellatevi dei social perché dite una marea di puttanate dalla mattina alla sera. Sapete solo dire Allegri merda, Allegri out, qualsiasi cosa succede si parla di Allegri, ma facitevi una botta ogni tanto, uscite proprio esauriti. Qui secondo me ti fa domandare la 104, bufano sicuro. Detto questo ragazzi, mi auguro che si fanno entrambi le operazioni Pogba e Di Maria, perché portiamo esperienza in campo, più ovviamente ci sarà da fare qualche innesto giovane che sicuramente la Juventus farà. Detto questo, vi mando un abbraccio, una buona domenica e sempre fino alla fine, e non ci caghi tu cazzo.